Prego. Grazie Presidente. Volevo fare qualche riflessione, cogliendo appunto l'occasione della questione dei Marò, due ragazzi italiani che svolgevano il loro dovere. Ogni giorno subiamo questo governo non democratico, quello del nostro paese, il quale si è imposto sbandierando la necessità di riacquistare la credibilità a livello internazionale. È l'Europa che ce lo chiede, si dice. Evidentemente si ritiene che tutti coloro che erano venuti prima fossero diversamente capaci, per usare il politicamente corretto. Peccato che la crisi economica sia avvenuta a causa della mancata regolamentazione dei tecnici a livello internazionale. Essi erano proprio loro a controllare gli organismi internazionali di controllo economico. Grande vigilanza, se verrebbe da dire. Il conto dei danni però hanno deciso di farlo pagare alla gente che nulla c'entrava, e dal punto di vista del blasone internazionale non mi pare che siano riusciti a fare nulla, e anzi vengono proprio snobbati, mentre è ancora l'ex presidente del Consiglio Berlusconi a disegnare la strategia internazionale del nostro paese, andando a salutare la vittoria di Putin, uno dei paesi strategicamente più importanti per noi dal punto di vista energetico e dell'export. Essere tenuti in considerazione in quanto servi della Germania non è certamente da considerarsi un acquisto di credibilità a livello internazionale. E proprio oggi Maurizio Cicchito, capogruppo alla Camera del PDL, ha affermato che sia necessario, sia da parte dell'UE che da parte del Partito Popolare Europeo, di finirla di essere egemonizzati dalla Francia e dalla Germania. Eppure l'Unione Europea nella vicenda dei Marò non si è praticamente vista, né si prende praticamente alcuna responsabilità. Evidentemente l'interesse è maggiore quando la questione è esclusivamente economica. Siccome si è parlato molto dello spread come indicatore della credibilità di un governo, allora bisognerebbe dire che questo governo, il vecchio governo, Lega PDL, era il doppio più credibile di quello attuale, perché la media dello spread era di 150 punti base, mentre di quello attuale oltre 300. L'ho già detto chi l'ha portato a 500, ma la credibilità di questo governo in campo internazionale è praticamente nulla. Abbiamo un ministro degli esteri che porta a scuola i propri figli con l'auto blu, quando per la stessa problematica è stato fatto dimettere un altro esponente di questa regione. La questione del blitz anglosassone, poi in Nigeria, nel tentativo di liberare due ostaggi, di cui uno italiano, ha lasciato molti increduli. Il nostro paese non era nemmeno stato ritenuto degno di essere informato, se non a operazione in corso. Ma nel frattempo però qualcuno pensava di ricompensare il rapimento dell'ostaggio con qualche milione di euro. Scusi consigliere, per cortesia un po' di silenzio. Fate proseguire il consigliere. Prego. Nel frattempo però qualcuno pensava di ricompensare il rapimento dell'ostaggio con qualche milione di euro. Mardi Allam oggi scrive su Il Giornale che questa è la via italiana. Cornuti e mazziati, insomma. Ma finché continueremo a pagare, continueranno a rapire i nostri connazionali. Arrivando ora alla questione dei Marò, vorrei leggere le parole di Mardi Allam, tratte proprio dal Giornale di oggi. Il precedente dell'arresto dei due Marò, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso due cittadini indiani in acque internazionali, dove quindi non vige la legislazione italiana, consentendo ciononostante ai militari indiani di salire a bordo della petroliera Enrica Lexi, battente bandiera italiana e di per sé zona extraterritoriale sottoposta alla legge italiana, permettendo persino che la nave stessa e il suo equipaggio vengano sequestrati in attesa del giudizio del Tribunale dello Stato del Kerala, dove la vicenda viene strumentalizzata letteralmente. Ha dato dell'Italia l'immagine di un paese con la schiena in curva. Pochi giorni fa siamo andati addirittura a recuperare alcuni clandestini in acque libiche e invece abbandoniamo i nostri concittadini senza che la Marina si opponga. Domandiamoci allora quale sarebbe dunque la credibilità che hanno portato il governo delle banche e dei tecnici, sia ai clandestini e non agli italiani. Noi vogliamo invece dare l'immagine di un paese con la schiena, che non abbia la schiena in curva, e per questo ringrazio l'amministrazione e il consiglio comunale tutto, se vorrà dare la propria solidarietà, e per la propria solidarietà che esprimerà verso due nostri concittadini che esprimevano il proprio dovere.